Ok, parti. Sì, ti un attimo in linea, esatto. Ci siamo, 30 secondi e dovrebbe essere. Sì, sì, assolutamente. Perfetto, siamo. Sì? No, no, ti sto sentendo. Ti sto sentendo, sì. Abbasso la voce perché sta parlando Beppe. Ti sento, ti sento. Ti sento, Cri. Mi senti tu? Cristina? Mi senti? Ti sento. Perfetto. Sì? Certo, ho capito. Maledetto, usi l'audio dello streaming. Perfetto. Sta parlando Beppe e quindi io mi avvicinerei. Va bene? Ok, perché poi ci spostiamo sul cantiere delle vie d'acqua in via Cancano. Perfetto. Adesso siamo rientrati al campo base, quello quando siamo arrivati, la prima cosa, siamo arrivati con i pullman, quando facevamo vedere i deputati che scendevano dal pullman, quindi il campo logistico base, e quindi siamo rientrati dal cantiere, ascoltiamo un attimo Beppe e poi ci spostiamo invece verso il cantiere di via Cancano, Forze Armate, dove c'era il presidio No Canal, ok? In un'area chiusa, la gente paga il biglietto, è un format, poi... giusto o non giusto, valeva la pena di candidarsi, ma l'idea di Battisti è una straordinaria idea, non è l'Espo, è una cosa diversa. Poteva anche essere una parte integrante di spettatori che... Bene, grazie. Però sono queste fiere che secondo me hanno un po'... Non vedi più dal XXI secolo. Cioè io faccio uno spettacolo dove faccio apparire degli oggetti in tre dimensioni, no? Un ologramma, io apro, vedo una macchina, la giro, ci vado dentro, ho filmato. Cioè non ha più bisogno avere l'oggetto, no, è vero anche che la gente vedi che poi alla fine tende comunque anche l'aggregazione fisica, sì, sì, ovviamente sì, devi dare qualcosa, sì, che ti interessa, certo, perché certo. Poi questo è, però sì, la virtualità serve, ma poi alla fine la gente viene sul spettacolo quando lo faceva, certo, perché poi alla fine il tema dell'aggregazione funziona sempre un po'. Poi guarda, adesso la nuova frontiera sono i dati, sono ogni due anni triplicano i dati. Chi gestisce questa massa di miliardi di dati a mano, qualsiasi cosa. Noi possiamo incrociare tutti i dati su qua e sapere esattamente come va l'Expo. Come Minority Report, sappiamo già come va. Come l'epidemia, Google ha scoperto un'epidemia 10 giorni prima di influenza che avverasse, perché i dati che aveva sui farmaci venduti il giorno prima, il numero di fazzoletti e tutto, quindi è enorme il cambiamento della testa della gente, in breve tempo sarà enorme, avremo un occhiale che io guardo, la guardi, dimmi un po' chi è questo qui che ho di fronte, tic, e mi arriva qua, stai attento, vai via subito. Non c'è neanche avere degli oggetti che manipoli, ce l'hai sulla giacca, sulle robe. Ma poi l'altra cosa, vedi, tutti i fili di WhatsApp, diventi clienti WhatsApp, poi te la compra un altro. Sì. Ed è fatta. Sì, no, purtroppo i giovani non capiscono. Siamo dentro qualche cosa di tremendo, perché Facebook ha comprato WhatsApp, ma non gli ha mica dato dei soldi, gli ha dato delle azioni di una società che adesso non vale quasi niente, esatto. Perché è tutto un giro così, l'economia non c'è nulla, cioè io ti passo un debito, te lo tieni un po', ci guadagni qualcosa, poi me lo ripacchetti, lo ripacchetti in un altro modo. E così, allora l'Europa gira così, le TRO, MT, Fiscal Compact, non c'è nulla. Va bene, siete comunque gli ultimi che fate qualcosa che rimarrà lì per 200 anni. Le nuove generazioni diranno: guarda, lì c'era uno che metteva dei semi cinesi, bastardi! E se ne andrà. Comunque i suoi che lavorano qua la calcano, anche Scalise sanno che poi alla fine. Io difendo ovviamente questa cosa perché ci credo, se non sarei così pazzo a lavorare 4 anni. La garanzia che possiamo dare è che però siamo trasparenti, ogni carta a disposizione, ogni cosa. Non vogliamo nascondere nulla, non siamo così matti da pensare di nascondere nulla. Era partita in un altro modo con altre persone, se vi ricordate. Se li ricordiamo i grandi amministratori all'inizio chi erano. No, ma noi facciamo un po' di fiato sul collo, no, non è che vi dovete offendere. Veniamo ogni tanto lì e guardiamo due occhiatine. Esattamente, va bene. No, noi siamo in macchina.
Allora grazie di tutto, arrivederci, grazie commissario. Adesso mi fai chiedere anche l'autografo adesso con me. Arrivederci, salve, salve. Tutti bravi ragazzi. Sì, sì. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Eccoci, Beppe ha finito di parlare, avete visto, ciao Chris, siamo in diretta, pronto? Sì? Ok, perfetto, ciao, abbiamo appena visto parlare Beppe con il commissario all'Expo Sala, uno scambio di battute chiaramente, e adesso noi ci apprestiamo ci portiamo sul campo di via Cancano, vie d'acqua, quindi dove ci saranno già dei cittadini che stanno aspettando, dove ci saranno degli attivisti del Movimento 5 Stelle e dove con i parlamentari andiamo a rispondere appunto alle domande dei cittadini sulle vie d'acqua, che è un progetto, diciamo, che rientra nella grande sull'Expo 2015 sostanzialmente. Ok? Sento un po' disturbato l'audio. Io direi, ho un ritorno abbastanza fastidioso, se voi siete d'accordo, Cri, sospendiamo qua, ci rivediamo verso intorno alle 15, 14:30, 15. Esatto, Parco delle Cave nel pomeriggio, ci vediamo alle 15, adesso andiamo a mangiare qualcosa e mi auguro che mangiate anche voi, naturalmente ci ricarichiamo e ci risentiamo nel pomeriggio. Va bene? Perché la batteria si sta anche scaricando abbastanza velocemente. Ciao Andrea, ciao Cri, a dopo, ciao. Di solito io devo calcolare i 30 secondi. Come sta andando? Cazzo. Benissimo. Allora.